C'è altro da aggiungere? C'è un po' di polvere. Allora signori, questo è ufficialmente lo step successivo delle colazioni della vita di Fra, perché andiamo ad armarci di una gofrera Silvercrest, che minghia di parte, eh? Piastra per waffle. Il problema è che è arrivata senza preavviso e non ho gli waffle da fare, ma ci arrangeremo. Allora, com'è il prodotto? Questo è teflonato in modo che non appiccichi e ce l'ha presa. Salute! Andiamo a provare? Allora, il piano è questo. E voi direte, ah, perché Francesco hai anche un piano? Sì, faremo un waffle con mela, cannella, cioccolato e burro. Simple as that. Lo sbucciamo, io in realtà la taglio e basta. Poi la tagliamo fine, 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 ma intanto imburriamo il pane. Coltello magari. E siccome sono maiale, io lo imburro da tutte e due le parti. Vedo maiale molto setolosi, pelosi, selvaggi. Sono cinghiali. Poi taglio micro pezzetti, proprio piccoli piccoli, la mela, che ha senso, no? E cannello. Aggiungo il cioccolato, che nella mia previsione si scioglierà. Chiudo il fagotto. Reimburro. Maiale molto setolosi. Perché sono ritardato. Ok, lo butto sulla piastra. Al contrario, così posso burrare anche la seconda parte. E siamo pronti. Si chiuderà? Sì. È pronto! Questo è il risultato finale. Sarà buono? Oh mio Dio! La cosa più buona che abbia mai mangiato in vita mia. Mamma mia! Meraviglioso. Oggi ho imparato una cosa molto importante, che anche se non ho tutti gli ingredienti giusti per fare dei waffles, a volte puoi scoprire che puoi fare di meglio senza seguire le regole. Allora non è buonissimo. Avete dei suggerimenti? Io sto già pensando. Tipo cioccolato e banana, cazzo di sicuro. Poi devo prendere i marshmallow da far sciogliere dentro. Cosa ci posso mettere dentro ancora? Ieri poi ce l'ho fatta a finire l'esistenza per questo mod. E devo ammettere che è rimasta ignorantata. Mamma mia. È un drago. Allora devo mettere con... Perché ho tentato, ho fatto una resistenza molto più lunga del normale, tipo 2 volte e mezzo in lunghezza. Il sapore è molto più buono delle resistenze corte, però ci mette tanto da quando schiacci, perché ovviamente la resistenza deve fare build up. Però buonissimo. Vado, c'è un sacco di roba da fare.